Allora, oggi, come dice il titolo, parliamo di base dati, o meglio, parliamo di come fare a utilizzare le basi dati, accedere alle basi dati dall'interno dei nostri programmi, in modo da poter anche cominciare ad affrontare problemi che non siano problemi su dati inventati o creati a caso o inseriti a mano, ma su dati che abbiano anche una certa corposità, no? In termini di numero, di record, numero di valori, perché ovviamente il problema dell'efficienza delle strutture dati si pone quando hai tanti dati con cui lavorare, e non solo la corposità numerica, ma anche la significatività, cioè nel senso che se devi rappresentare dei dati che abbiano un qualche significato, questi li hai da qualche parte, in qualche fonte dati esterna, non te li inventi, quindi vorrà dire che cominceremo a fare dei problemi che, degli esercizi, pardon, che servono a qualcosa. Allora, iniziamo dall'inizio, da quelle che sono le librerie Java, in particolare la libreria JDBC, che si utilizza per, quindi come è strutturata, capiremo come è strutturata, che si utilizza per poter accedere a una base dati. Vedremo quali sono i passaggi pratici, di fatto le porzioni di codice che ci servono nei vari passaggi per poter accedere, alla fine è quella più semplice. E poi vedremo, qui sono i punti 1 e 2, alla fine del punto 2 potremo già cominciare a fare qualche semplice esempio. I punti 3, 4 e 5, il 5 non lo trattiamo di sicuro oggi, il 4 non lo so, cioè se ci arriviamo, ma sono ottimizzazioni, miglioramenti successivi. Quindi come usare meglio quella libreria andando a approfondire alcuni aspetti che sono quelli di architettura del software, di prestazioni, sicurezza, eccetera, eccetera. No? Ci arriviamo per gradi. Questo qua è un percorso che poi accompagniamo ovviamente con degli esempi. Partiamo dall'inizio. JDBC cos'è? È una delle tecnologie che si sono sviluppate già sin dalle prime versioni di Java. In teoria la sigla storicamente significava Java Database Connection, o qualcosa di questo genere. Adesso, guardate i documenti ufficiali, vi dicono che non significa nulla come sigla, è semplicemente un nome proprio, no? Quindi prendiamolo così, JDBC. Lo scopo di questa parte di tecnologia, che poi si concretizza in alcune librerie, è proprio quella di permettere alle applicazioni Java di accedere a dati, accedere a lettura e scrittura, ai dati che sono memorizzati in database di tipo relazionale. Quindi voi siete reduci più o meno felici di un corso di base dati, dovete essere felici perché di fatto le basi dati sono un componente essenziale di tutti, diciamo, i sistemi software odierni, per cui sapete che è possibile strutturare l'informazione in modo relazionale, quindi sotto forma di tabelle, su un server, no? Il famoso DBMS system. Voi però, se non ricordo male, avete usato Oracle qualche esercitazione, avete usato MySQL in qualche altra esercitazione, diversi tipi di software di gestione dei basi dati, ma in ogni caso tutti i vari strumenti lavorano sul linguaggio SQL, che permette di essere interrogati in qualche modo attraverso query SQL. Okay? Noi impariamo a fare questa stessa cosa da applicazioni Java. Nel corso di LIOI utilizzerete la stessa cosa, quindi database MySQL, da invece applicazioni web, di fatto continuando l'accenno che avete iniziato già nel corso di base di dati. Quindi in entrambi i casi vediamo due modi diversi di ottenere la stessa cosa in linguaggi diversi, in ambienti diversi. Voglio poter inserire, interrogare e modificare i contenuti di una base dati. Poi nel nostro caso questi dati a che cosa servono? Beh, serviranno ovviamente per alimentare gli algoritmi di gestione, ottimizzazione, ricerca, quel che vogliamo, che lavorano sui nostri dati. E quindi in ultima analisi permettono di essere letti e scritti dall'utente, cioè questi dati li andiamo poi a infilare nell'interfaccia utente oppure inseriamo nel database raccogliendo i dati che arrivano dall'utente. Quindi dovremo a un certo punto fare il percorso completo che va dall'utente, l'interfaccia utente, l'algoritmo, la libreria JDBC, il database.
tutti questi vari passaggi, quindi cerchiamo poi anche di, stiamo creando un castello con molti piani, no? Un piano alla volta, ma abbiamo cominciato a costruire i piani alti dell'interfaccia utente, adesso ci stiamo occupando dei piani bassi del database e poi più avanti ci occuperemo dei piani intermedi che sono un po' strutture dati, ma poi soprattutto gli algoritmi che cominceremo dopo questa parte qua sul database. Per noi che facciamo applicazioni grafiche, non applicazioni web, quindi questa presentazione qua ogni tanto si biforca dicendo se l'applicazione web, se l'applicazione grafica, cosa facciamo? Di fatto noi usiamo questa tecnologia da JDBC e la possiamo usare in due modi diversi. Poi ci ragioneremo esempio per esempio, ma immaginate di avere un database che ha delle informazioni. E giusto per avvicinarsi agli esempi che faremo più avanti, vi ricordate l'esercizio del gioco dell'impiccato che avevate in laboratorio, no? Allora lì è un esercizio che lavorava da solo. Immaginate di poter avere invece accesso a un dizionario di parole, no? Di avere un file, una tabella in un database e più tardi la costruiamo insieme, in cui ci siano memorizzate tutte le parole della lingua italiana. Allora, il giochino diventa più interessante perché puoi fare in modo che la parola segreta venga effettivamente scelta dal programma. Ne devi scegliere una a caso tra le parole. Allora, ragionando su questo esempio, uno potrebbe impostare il programma in due modi diversi. Modo 1. Quando il programma si avvia, legge dal database tutte le parole e se le mette in una collection. Che sia una lista, che sia una mappa, dipende poi da cosa dobbiamo farci. Dopodiché chiude il collegamento col database e da quel momento in avanti si disinteressa dal database e lavora con questi dati che ormai si è caricato in memoria. Da cui magari poi sceglierà, insomma, una parola a caso per fare, permettere all'utente di tentare di indovinare. Seconda possibilità, secondo modo diverso di affrontare il problema, è quello di dire, no, i dati rimangono nel database e ogni volta interrogo il pezzettino di informazione che mi serve. Quindi voglio sapere una parola a caso, farò una query che mi estrae una parola. In realtà estraggo un numero tra 1 e il massimo numero di parole e vado a prendere la riga corrispondente del database. Voglio sapere quali sono tutte le parole di 5 lettere che iniziano con A e finiscono con F? Farò la query che chiede al database esattamente quello. Quindi si può ragionare in questi due modi opposti. Da un lato il database mi serve all'inizio per caricarmi i dati, poi ci lavoro io e il database non lo guardo più. Dall'altro invece il database contiene i dati, il programma non li ha mai tutti letti, scritti, memorizzati nelle proprie strutture dati, ma accede ogni volta che gli serve, quindi ogni volta che gli serve qualcosa chiedo al database, guarda, mi serve questo, mi serve quest'altro, e farò tutta una serie di tante query più piccole, piuttosto che una grossa queryona gigantesca all'inizio, qual è meglio? Vabbè, dipende dai casi. Ci sono dei problemi, dei casi per cui è necessario, indispensabile, per poter far funzionare l'algoritmo, avere tutti i dati. E allora in quel caso li devo leggere tutti all'inizio. Ci sono dei casi invece in cui tutti i dati sono troppi. Magari parliamo di 200 GB di dati, poi magari me ne servono 3, ma leggere tutti i 200 GB all'inizio per avere poi 3 dati è uno spreco di risorse e poi magari mi fa crescere troppo la dimensione del programma, l'occupazione di memoria del programma e non mi ci sta più. L'efficienza dal punto di vista della memoria è chiaramente molto più bassa. D'altra parte, se devo fare tantissime piccole query, un conto è andare a interrogare una struttura dati interna, un conto è andare a fare una query in un database che poi a sua volta poi mi dà il risultato. Sicuramente più lento. Allora, magari è più efficiente se ho i dati in memoria piuttosto che avere su DB. D'altra parte, avere i dati in memoria mi dà una intelligenza nel navigare, nel ricercare tra questi dati che dipende sempre da me. Se io ho fatto le strutture dati furbe, sarò efficiente a trovare le informazioni che mi servono. Se non sono così bravo a fare strutture dati, magari trovo il risultato, ma facendo un triplo loop annidato che porta via un tempo ADN al cubo.
mentre invece il database fa quello di mestiere. Quindi quando voi fate una query anche complicatissima in SQL, eseguire quella query in modo ottimale, più efficiente, è il problema suo. Quindi se dovete fare interrogazioni complesse, fidatevi di chi fa il suo mestiere. E quindi fidiamoci del fatto, bene, se la query è semplice, ma il dato ce l'ho già, lo posso vedere in memoria. Ma se la query è complicata, devo andare a confrontare dati, fare degli ordinamenti, dei confronti, beh, facciamolo fare un database che sicuramente, sicuramente non esiste, ma molto probabilmente è più efficiente di noi, è stato implementato in modo più efficiente. Quindi di volta in volta dobbiamo ragionarci su qual è l'approccio migliore. Di base dobbiamo essere in grado di parlare con questo database. Se poi ci mangiamo i dati, lavoriamo in casa oppure lavoriamo in contatto continuo col DB, dipende dall'applicazione. Allora, JDBC è la tecnologia di base in Java per accedere appunto ai DB relazionali. Le funzioni, le classi che ci servono sono in due package che si chiamano java.sql e javax.sql. Ok, quindi alcune, le più vecchie sono in java.sql e javax.sql sono quelle che sono state introdotte nelle versioni di fatto 3 di JDBC, ma per noi è abbastanza indifferente dove si trovano. Questi sono i package, come vedete Java e JavaX sono i package che contengono, diciamo così, le tecnologie di base del linguaggio, no? Quindi fa parte del linguaggio, non sono librerie a parte, sono librerie che sono già presenti all'interno della JDK. Cosa fanno queste librerie? Beh, di fatto mirano a standardizzare il meccanismo di accesso al database. Prendiamo l'esempio di due database che ho citato prima, Oracle e MySQL. Ecco, dal punto di vista concreto, cosa fa MySQL quando lo lanciate? È un programma, un servizio, che è in esecuzione su una macchina. Come faccio a mandare le query a quel database lì? Dove gliele metto? Ma non conto se avete l'interfaccina grafica che vi permette di inserirla, ma anche l'interfaccia grafica lì, come gliele manda al database? Il database è un processo separato, un'applicazione indipendente. Ebbene, qualunque database avrà un suo meccanismo, un suo protocollo per poter accettare comandi, accettare query, perché se no non servirebbe a nulla un database che non parla con nessuno. Ogni fornitore di database ha inventato un metodo diverso, tipicamente apre una connessione su una determinata porta, nel caso di MySQL è la porta 3306 se non è modificata, e su quella porta ti autentichi, dai l'username, dai lo password, dici qual è il database che vuoi usare e poi gli mandi le query. E come fai però a impacchettare tutte queste fasi qua di autenticazione, inviare le query, ottenere risultati? Beh, chi ha inventato MySQL si è inventato un modo per farlo. Ti ha fatto un protocollo di comunicazione col database. E chi ha fatto Oracle anche, ma sarà diverso. Chi ha fatto Postgres SQL anche, ma è diverso. Ogni database, ogni fornitore database ha inventato un modo con cui poter parlare al proprio database. Alcuni supportano certi tipi di comandi, altri, le modalità di autenticazione cambiano, la compressione della connessione è diversa, eccetera, eccetera. JDBC cerca di mettere a fattor comune e standardizzare e nascondere queste differenze, dicendo io ti standardizzo il modo con cui accedi a una base dati, un meccanismo per ottenere la connessione, un meccanismo per inviare le query e un meccanismo per ottenere i risultati di un'interrogazione indietro. Questa è un'altra cosa che devo fare, collegarmi, mandare una query, un pezzo di SQL dicendo tu esegui questo e il database di ritorno mi darà tipicamente una tabella di dati che contiene il risultato di quell'interrogazione. Queste tre cose, attraverso che ogni database fa in un modo completamente diverso, sono standardizzate, sono astratte, sono nascoste dalla libreria JDBC. Ciò che non nasconde la libreria JDBC, non può farlo, non vuole farlo, non nasconde le varianti del linguaggio SQL. A voi va raccontato nel corso di base dati che SQL è un linguaggio standard, no? Che però è una balla, nel senso che sì, c'è uno standard e poi ci sono le implementazioni dei vari IBMS. Per cui, soprattutto su alcuni aspetti,
chiave chiaramente sono implementati molto bene da tutti, ma su alcuni aspetti un pochino più avanzati, per non parlare della gestione delle date, che è un tipico problema su cui cascano tutti gli asini, e dei database, per la gestione dei dati binari, immagini, memorizzare dati multimediali all'interno del database, beh, i vari fornitori di prodotti un pochino si discostano dallo standard. Quindi la stessa cosa, la stessa query che va bene per MySQL, magari per Postgres va scritta in modo leggermente diverso e per Oracle va scritta in modo ancora leggermente diverso. Perché? Ma perché tante volte i fornitori di database trovano delle soluzioni a delle esigenze che solo dopo lo standard recepirà. Quindi io oggi fornisco una cosa, anche per onesta e leale concorrenza, fornisco una capacità che i miei concorrenti non hanno. E quindi estendo il linguaggio SQL per poterti fornire questa cosa. E magari un altro mio concorrente fa la stessa cosa, ma lo estende in un modo leggermente diverso. Quando arriva lo standard, sceglie una via, ma poi per compatibilità con l'esistente diventa difficile per te dire ai tuoi clienti che ti hanno seguito, dire sì, ma ti ricordi le applicazioni che hai fatto in quest'anno usando la mia estensione? Beh, devi modificarle tutte perché adesso lo standard è uscito, dobbiamo cambiare idea. E quindi è sempre un po' una rincorsa, no? Ci sono sempre delle piccole varianti, infatti si parla di dialetti delle SQL. La SQL è una lingua unica, ma fa tante piccole varianti, tanti piccoli dialetti, estensioni, eccetera. Su queste cose qui JDBC non fa nulla. Nel senso che è responsabilità nostra scrivere una query SQL che sia accettata dal database di riferimento che utilizzeremo. Se pensiamo che la nostra applicazione dovrà in futuro girare su un database diverso, beh, dovremo cercare di astenerci il più possibile da usare varianti o dialetti, diciamo, varianti dialettali delle SQL e rimanere sulle parti principali. Questo è un problema di portabilità nostro che si può risolvere in altri modi, ci sono altri modi per farlo, altre librerie tipo JPA, Hibernet e cose simili, che si mangiano anche questa parte qui. La parte JDBC no, si preoccupa della connessione e dello scambio di informazioni. Com'è fatta l'architettura JDBC? Beh, allora, in alto ci sono quattro modi diversi, ma che per noi sono abbastanza tutti equivalenti, e poi noi ne prenderemo uno il più semplice. In alto abbiamo un'applicazione. In basso abbiamo il database, in mezzo c'è JDBC, che è fatto di due parti. C'è una parte che si chiama driver manager e una parte che si chiama driver. Queste figure, queste varie possibilità, 1, 2, 3 e 4, sono modi diversi di realizzare il driver, la classe driver. Vedete qui chiama JDBC driver in Java puro, JDBC driver in Java insieme a un middleware, un bridge, un Java parziale con un po' di codice nativo. Sono modi diversi di fare il driver. Visto che il driver non lo facciamo noi, non ci interessa molto come è fatto, fissiamoci su questa parte qua, che è la figura più semplice, che tra l'altro è anche quella che coincide con il modo che ha scelto MySQL di implementare questa soluzione. Allora, noi che cosa abbiamo quindi? Abbiamo la nostra applicazione, il nostro programma, il database che gira sul nostro computer o su un altro computer a cui abbiamo accesso, e le nostre query di fatto passano attraverso due livelli. C'è innanzitutto quella che viene chiamata l'API, cioè l'insieme di classi di interfaccia che noi possiamo chiamare, il documento che ci dice quali sono i metodi che possiamo chiamare. Queste API sono relative a due classi. Una è, due principali, da cui poi si dipanano le altre. Una è questo famoso driver manager, che è di fatto quello che gestisce le differenze e offre all'applicazione i metodi da chiamare, ma non sa come implementarli. L'implementazione dei metodi sta dentro questo driver, JDBC driver, che è specifico di ogni singolo database. Per cui troverete JDBC driver per MySQL,
che vi fornisce chi? MySQL. JDBC driver per Oracle, JDBC driver per Postgres, JDBC driver per Access, per tutti i database. Ogni fornitore di database, se vuole rendere possibile da parte dei programmi Java l'accesso ai propri dati, deve fornire una libreria che contenga questo, che implementi questa specifica del JDBC driver. Quindi il driver manager a che cosa serve in realtà? Il driver manager serve a trovare e a caricare il driver giusto. In teoria l'applicazione non sa qual è il database a cui si collegherà. Passa dell'informazione al driver manager dicendo: senti caro driver manager, io ho bisogno di collegarmi a questo database qua. Il driver manager, cercando le classi a cui ha accesso, troverà il driver che è in grado di implementare la comunicazione con quel tipo specifico di database. Questo fa sì che il vero lavoro lo faccia tutto il driver. La classe driver è l'unica che conosce i dettagli del protocollo, di come si parla con quello specifico database. Ma quella classe, io applicazione non la vedo mai, non la uso mai, non la chiamo mai. L'applicazione vede sempre tutto schermato dietro l'API gestita dal driver manager. Se un domani cambiassi il database a cui mi devo collegare, beh, passerò inizialmente un'informazione diversa al driver manager, lui caricherà una classe driver diversa, e quindi si comporterà in modo diverso, ma l'applicazione, se tutto va bene, se non ho usato le varianti dialettali delle SQL, continua a funzionare senza congersi nulla. Quindi questo è un pochino l'architettura. Noi quello che dovremmo imparare a fare, oltre che usare questo, è aggiungere nei nostri progetti in Eclipse anche il driver Java per JDBC, per MySQL, driver JDBC per MySQL, altrimenti il driver manager mi dirà: tu ti vuoi collegare al database MySQL, ma io non so dov'è, non so qual è la classe che è capace a farlo, non la trovo, e mi darà un errore subito. Quindi questi qua sono i quattro elementi: l'applicazione, il driver manager, il driver vero e proprio e il database. Adesso vediamo in pratica come fa l'applicazione a mettere in moto questo meccanismo. Quindi i passi principali sono questi sette qua. Adesso li vediamo uno a uno. Dove il punto che ci interessa è il punto 5, cioè fare un'interrogazione al database. Tutto ciò che sta prima e dopo è infrastruttura per poter fare la query. Okay? Quindi il nostro vero obiettivo è sapere quanti utenti ci sono nel sistema, oppure se la password di questo utente è giusta. Cosa devo fare? Allora, il primo passo è caricare il driver. Il driver è una classe, per noi diciamo una classe solo in Java, una libreria in Java, poi può contenere delle parti non Java, ma un dettaglio che non ci interessa, che deve essere accessibile all'applicazione. Voi dite: ma qual è il problema, scusa? Cioè, quando io faccio import di una classe o di un package, ci penserà il loader di Java, quando lancio l'applicazione, a caricare i pezzi che gli servono dalle librerie di sistema. Perché mai mi pare di caricare? Non ho mai dovuto caricare la classe system.out oppure la classe list. Ho importato il package e quello fa sì che poi in fase di runtime la JVM, la JRE, il runtime environment, è in grado di trovare le classi, e se non la trova me ne accorgo quando compilo il programma, perché me la segno in rosso, non trova la classe. Qui è più complicato, perché la classe driver di cui io ho bisogno, che il programma deve caricare, non è nota all'applicazione. La classe driver JDBC sarà com.mysql, di MySQL, si chiamerà com.mysql.jdbc.qualcosa del genere. All'interno dell'applicazione non abbiamo nessun import com.mysql.qualcosa.
ma non vogliamo darlo, perché tutto lo scopo di JDBC è rendere l'applicazione il più possibile indipendente, agnostica, no? Rispetto al singolo database. Quindi ciò che viene fatto a tempo di compilazione, cioè trovare quali sono le librerie che contengono le classi che mi servono, qui non posso farlo a tempo di compilazione, perché a tempo di compilazione non so ancora quale sarà il driver che mi serve e quindi in quale libreria sarà contenuto, dovrò farlo a tempo di esecuzione. Quando il programma parte, deve dire ok, mi serve questo, questo driver e quindi ti dico dove si trova. Questo è più facile a farsi che a dirsi. Bisogna dire al class loader di Java, che è una classe interna di Java, proprio della virtual machine, dire guarda, caso class loader, caricami una classe che si chiama così. Cioè non è fare la new di una classe, è il passo a priori. Trovami all'interno delle librerie qual è la classe che si chiama così. In modo che poi chi ne ha bisogno, da quel momento in avanti, possa creare poi delle istanze di quella classe. Nel nostro caso, useremo MySQL come database, e la classe che ci serve, la libreria che comprende al suo interno il driver JDBC, si chiama, la MySQL è chiamato MySQL Connector barra J. Poi andiamo a vedere i siti dove si trovano le cose. MySQL Connector sono vari connector per collegarsi a MySQL dal linguaggio C, dal linguaggio C#, .NET, dal linguaggio Java, eccetera, eccetera. Quello per Java si chiama barra J. Si scarica da lì e quando scaricate questo vi dà alla fine, dentro lo zip che scaricate, una libreria JAR, no? JAR sono librerie Java, che si chiama MySQL Connector Java, numero di versione, tal dei tali, bin. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra applicazione innanzitutto veda questa libreria. E dove la posso mettere questa libreria perché lui la veda? Ho due modi. O la metto dentro le librerie di Java vere e proprie, quindi quando voi installate Java, la parte JRE, che è la macchina virtuale che esegue i programmi, ha una, dove l'avete installato, c'è una sottocartella che si chiama lib, qui metto puntini puntini perché poi dipende da dove l'avete installato, le versioni di Windows, eccetera. C'è una sottocartella che si chiama lib. Dentro questa cartella lib ci sono tutte le librerie di sistema. Dentro la cartella lib c'è anche una sottocartella che si chiama extra, estensioni, che è vuota normalmente e serve per poter mettere voi le vostre librerie che verranno cercate automaticamente. Quindi se volete abilitare, rendere ritrovabile, ricercabile una determinata libreria Java da tutti i programmi, da tutte le applicazioni che fate, basta che prendiate il JAR e lo mettete in questa cartella extra su quel computer. Poi ovviamente se il programma lo spostate, l'applicazione la spostate, il progetto su un altro computer, chi è il proprietario dell'altro computer dovrà anche lui aver copiato nella sua cartella di librerie estese quella stessa libreria. L'alternativa è quella di mettere la libreria direttamente dentro il progetto, ma dentro il progetto di Eclipse. Fai copia, trascina dentro il progetto e la metti lì. Così quando esporti il progetto, quando lui lo compila, la incolla dentro. È chiaro che il progetto diventa più grosso, perché oltre alle tue classi ci sono anche quelle di libreria incollate dentro, ma è più portabile, perché a quel punto il progetto lo porti a spasso, lo installi su un altro computer e lui dentro ha tutte le librerie che gli servono. Sono due modi diversi. In generale si dice rendere accessibile dal class path, quindi dal percorso di ricerca delle classi, questa libreria. All'interno di questa libreria c'è una classe specifica che si chiama com.mysql.jdbc.driver. Questo è il nome della classe che ci serve. Noi non faremo mai una new di questa classe, ma dobbiamo renderla accessibile alle librerie JDBC. Come? Con un'istruzione molto semplice. Questa qua in rosso. class.forName tra virgolette il nome di questa classe. Questa istruzione qua in rosso dice al class loader, che è l'oggetto di tipo la classe che si chiama class, che è una classe statica astratta,
di chiamare il metodo statico forName dicendo caro classloader, caricami la classe il cui nome è questo. E lui userà i suoi meccanismi per andare a cercare la classe in tutte le librerie finché non la trova. E se non la trova, dà errore. Poi, qui in questo esempio di codice c'è anche un punto new instance, ma in realtà non serve. Serviva nelle versioni di Java precedenti alla 5, quindi non usiamo mai. In alcuni casi anche la versione, poi questo dipende un po' dalle singole versioni di Java, in alcune case anche questo class for name potrebbe essere non necessario, perché le versioni più nuove del class loader sono in grado di farselo da sole, di cercarlo da sole. Male non fa. Quindi il consiglio è di usare comunque questa istruzione senza new instance, perché ormai veramente al giorno d'oggi non serve più, all'inizio. Questo non carica la classe, ma semplicemente la trova. Non crea nessuna istanza, ma semplicemente la trova. Il driver JDBC. Il passo 2 è trovare, definire, creare una stringa, un indirizzo, che contiene le informazioni di come e dove si trova il database a cui collegarsi. È una stringa formattata in un certo modo, che adesso vediamo, che spiega al driver manager dov'è il database, che tipo di database è, qual è la password per accedere e cose di questo genere. Questa la devo definire conoscendo qual è appunto il database a cui devo collegarmi, e il formato stesso di questa stringa dipende un pochino da database a database. Okay? Ma alla fine il tutto è stato, diciamo così, riassunto in un'unica stringa. Nel caso di MySQL è la stringa fatta in questo modo, sembra, ma non è un indirizzo web. La chiamano URL lo stesso, ma una stringa che riassume tutte le informazioni che servono per potersi collegare col database. Quindi stiamo mettendo insieme due ingredienti, no? Uno è il driver, che è capace di collegarsi, l'altro è l'informazione di dove sta il server e come autenticarsi per poter accedere. Questi sono i primi due passi, preparare il campo. Allora, tutte le stringhe di connessione JDBC iniziano tutte con questi 5 caratteri, JDBC 2 punti. Tutte per legge. Poi, dopo i 2 punti, c'è una stringa che specifica il tipo di database a cui vogliamo collegarci. Nel caso di MySQL si scrive MySQL. Nel caso di Oracle si scrive, se non sbaglio, OC8, OC9, secondo la versione. E ogni altro database ha un suo identificativo. Questa stringa qua è un'informazione che il driver JDBC espone. Dentro il driver JDBC, dentro la classe driver, c'è un campo statico che dice qual è il tipo di database che io so implementare, MySQL. E quindi è il modo per mettere in corrispondenza, per capire quale driver è in grado di gestire quale connessione. La connessione nel secondo campo ha un pezzo di stringa che dice identifica una tecnologia di database, il driver dice io sono capace di gestire questa tecnologia di database. Il driver manager fa 2 più 2 e li mette insieme. Dice allora se il programmatore vuole accedere a questo tipo di database, mi serve quel driver, quella classe driver lì, le altre eventualmente 20 classi driver non mi servono, anche se sono in libreria, ma non mi servono perché non mi implementano la tecnologia. Quindi JDBC è fisso. Il secondo campo è il tipo di database, per noi che usiamo MySQL sarà sempre quei 5 caratteri lì, M, Y, SQL, 2 punti barra barra, da qui in poi il formato è variabile, nel senso che i vari fornitori di database specificano in modo diverso il formato con cui devono essere indicate le informazioni successive. Di fatto cosa succede? Succede che da qui in poi il resto della stringa verrà letto direttamente dal driver MySQL, dal driver JDBC specifico, nel nostro caso MySQL.
E quindi è il driver che decide, chi ha sviluppato il driver che decide in che formato sono date le informazioni necessarie. Nel caso di MySQL è un formato molto semplice, indico la macchina, l'host, il server su cui gira il database, eventualmente se ho cambiato la porta su cui gira anziché la 3306 l'ho cambiata, indico due punti port. Nel caso in cui abbia un'architettura ridondante, per cui io ho la stessa database replicata su più macchine che contengono gli stessi dati, si usa molto l'architettura ad alta affidabilità, io posso specificare più host uno dopo l'altro separati da virgole e il driver JDBC sceglierà uno di questi e se uno non risponde ne provo un altro, ma noi non abbiamo architetture di questo genere, quindi per noi semplicemente la componente host sarà semplicemente localhost. Localhost che è il nome che il protocollo IP assegna alla stessa macchina, perché noi faremo girare il database sullo stesso computer su cui gira l'applicazione, che sia il nostro portatile, che sia la macchina del laboratorio. Volendo potremmo collegarci anche a un server esterno che espone una base dati. Per scopi di sviluppo di solito il database sta sulla stessa macchina. Quindi per noi sarà JDBC, due punti MySQL, due punti barra barra, sempre. Poi il campo successivo sarà localhost, a meno che non dobbiamo collegare a un server esterno. Poi slash, nome del database. Quindi un DBMS è in grado di gestire più database diversi, no? Ricordate in SQL, cioè quando create database, ne crei 1, 2, 3, 4, e poi quando ti colleghi la prima cosa che devi fare è use il nome del database, in modo che da quel momento in avanti usi le tabelle in un determinato specifico database o schema che dir si voglia. Quindi il DBMS può contenere database di varie applicazioni diverse, noi quando ci colleghiamo vogliamo parlare con uno, vogliamo usare le informazioni di uno specifico database. E lo dobbiamo specificare qua. Slash, al posto di database scriviamo il nome del database, cioè dizionario, slash dizionario, slash utenti. E poi seguono due altre informazioni che sono il nome utente e la password di accesso al server di database. Il database non è che è aperto a tutti, chiunque può leggere e scrivere. Ogni database ha un insieme di utenti che è autorizzato a leggere e scrivere queste tabelle. Quindi io devo autenticarmi al database. Lo faccio con una sintassi simile a quella delle URL web. Ho un punto interrogativo che inizia un elenco di proprietà e le proprietà tra di loro sono separate dalle commerciali. Quindi barra database, punto interrogativo, user uguale il mio nome utente e commerciale password uguale la password. Questa è la stringona unica. A questo punto sono pronto per fare il primo passo vero, cioè aprire la connessione con il database. Questo è il momento in cui il mio programma Java si mette in contatto col database e apre una connessione attraverso la quale potrò fare tutte le query. Ricordiamoci che lo scopo vero è fare una query. Per come funziona JDBC, una query può essere inviata, i risultati della query possono essere ricevuti solo attraverso una connessione. Immaginiamoci un tubo. Apriamo un tubo che collega l'applicazione al database. Una volta che il tubo è aperto ci posso far viaggiare delle informazioni avanti e indietro. Apriamo questa pipe, questo tubo. Come? Con un metodo molto semplice, getConnection, della classe DriverManager. Ricordate, DriverManager era quella classe che c'era là in alto, non era il driver. Quindi DriverManager è una classe che ha un metodo statico getConnection, quindi non devo fare nessuna new del DriverManager, al quale passo la stringa di connessione che abbiamo appena costruito, concatenando insieme i vari pezzettini. Allora, che cosa fa a questo punto il driver manager? Il driver manager analizza questa stringa, la esamina, va a vedere il secondo campo per capire che tipo di database stiamo usando, va a cercare tra i propri driver quelli che sono in grado di gestire quel tipo di tecnologia, se lo trova lo carica, quindi crea l'istanza del driver JDBC vero e proprio, passa al driver la stringa
e dice, caro driver MySQL, collegati qua, a questo server, a questo database, con queste credenziali. Il driver ci prova, e se il driver ci riesce, il driver crea lui l'oggetto connessione e viene restituito al driver manager che restituisce l'applicazione. Quindi se tutto va bene, noi abbiamo in mano un oggetto di tipo connection, java.sql.connection, che è la connessione che il driver vero, che io non ho mai né visto né conosciuto, ma che il driver vero avrà fatto, avrà aperto, colloquiando col server vero. Da qui in avanti, tutte le operazioni che voglio fare con quel database devono passare attraverso questo oggetto connessione. Fino a quando non deciderò che non mi serve più, e allora chiudo la connessione. Sarà il punto 7, connection.close. Okay? Ovviamente qua possono saltare fuori decine di cose che non vanno bene. Può darsi che abbiamo sbagliato la sintassi della stringa JDBC e quindi il driver manager si fa una pernacchia. Può darsi che il driver manager quando cerca il driver non lo trovi perché l'abbiamo messo nel posto sbagliato, non è in librerie, non è nelle classi, eccetera. Allora il driver manager si fa un altro tipo di pernacchia. Sono eccezioni ovviamente le pernacchie. Può darsi che il driver sia stato caricato, ma lui non riesca a collegarsi al server per problemi di rete, di firewall, e allora non ce la fa a collegarsi, allora il driver genera un'eccezione che il driver manager ci rimbalza su, oppure si collega ma la password è sbagliata, oppure si collega ma la password è giusta ma il database non esiste, oppure. Quindi ogni passo che facciamo nei database va fatto con cautela, sapendo che ogni riga che scriviamo può generare, può scatenare delle eccezioni. C'è tutta una famiglia di grandi eccezioni che fanno capo a SQL Exception, che è la madre di tutte le varie altre eccezioni, che ovviamente chi si va, guarda che qui devi uscire questa eccezione perché possono andare male tante cose, sia quando apro la connessione che quando faccio le query. Quindi devo sempre fare attenzione quando programmo a catturare tutte le eccezioni che mi sentono. Dal punto di vista pratico, tutto questo lungo discorso si concretizza così. Avendo fatto class.forName, quindi il punto 1, l'istruzione che devo fare è driver manager, vedete che driver manager è java.sql.driverManager, .getConnection e tra virgolette la stringa di connessione che ho costruito. Adesso qua la faccio vedere tutta di fila, che contiene tutte le informazioni per potersi collegare. Se qualcosa va male, ci sarà una SQL exception che mi dirà lascia perdere, interrompi, non puoi andare avanti. Poi dipende dal tipo di errore. Quindi finora, dal punto di vista pratico, abbiamo due istruzioni. Class.forName e driverManager.getConnection. Okay. Il resto sono tutti try catch per gestire le eccezioni che sia il forName che il getConnection possono darmi, perché in entrambi i casi il programma Java sta accedendo a risorse esterne. ForName va a vedere le librerie, le class path, e getConnection va a prendere, va a cercare di collegarsi a un server esterno. Quindi ogni volta che un programma comunica con l'esterno può succedere di tutto, gli errori possono sempre esserci. Però il succo, diciamo così, è riassunto in queste due istruzioni. Se tutto va bene, che cosa ho in mano? Ho un oggetto di tipo java.sql.connection. Una connessione che diremo aperta, aperta e funzionante. Quindi finora, proviamo un po' a riassumere, giusto per fare il punto, a livello di diagramma delle classi, noi avevamo la nostra applicazione, qua, che ha parlato con driver manager e gli ha chiesto get connection, caro driver manager dammi una connessione. Cosa ha fatto il driver manager? Il driver manager ha caricato un driver, possono essercene n, ne ha scelto uno, ha caricato quello. Il driver a sua volta crea davvero la connessione, è lui che la crea, in realtà lui creerà una classe
una sottoclasse di connection che è specifica sua, perché quel driver di MySQL avrà bisogno di informazioni che sono diverse dal driver di Postgres. Ma entrambi implementano l'interfaccia connection. Questo connection in realtà è un'interfaccia, non è una classe. Può essere implementata in modi diversi. Quindi il driver crea un oggetto connection di una classe privata che implementa connection e fa il giro all'indietro, lo restituisce al driver, il driver restituisce al driver manager che restituisce l'applicazione. Quindi l'application riesce a avere l'oggetto connection alla fine, facendo questa triangolazione col driver manager. Da questo momento in avanti posso usare la connessione. Allora, in un programma questa fase qua la posso fare una volta sola all'inizio. Poi userò le varie... La connessione è aperta e il programma può lavorarci. Lavorarci facendo cosa? Beh, facendo delle query, delle interrogazioni, attraverso quello che è un oggetto che si chiama statement. Statement è una classe, java.sql.statement, che incapsula una query SQL. Uno statement è sempre associato a una determinata connessione. Infatti è la connessione stessa che mi dà gli statement. Connection.createStatement. Ne restituisce un oggetto di tipo statement, quindi atto a contenere un'interrogazione SQL, collegato a quella connessione e quindi in particolare collegato a quel database, a quell'istanza di database che abbiamo appena aperto. Questo è un metodo che troveremo spesso, un pattern che troveremo spesso, fatemi fare una micro parentesi. Quando ho bisogno di un oggetto statement, non me lo creo io. Non faccio statement uguale new statement, ma chiedo alla connessione di crearne uno per me. La stessa cosa ho fatto prima, anche se non ho notato. Quando ho bisogno di un oggetto connessione, non faccio new connection, ma chiedo al driver manager di crearmi lui una connessione. Questo è un pattern molto usato, si chiama factory method, factory, pattern factory, come fabbrica, in cui ho un oggetto che fabbrica altri oggetti su ordinazione. Quindi l'oggetto connection, oltre a fare le sue cose, è anche capace a fabbricare degli oggetti statement. Uno dice, ma scusami, ma perché mai hai bisogno di una fabbrica di statement quando potresti fare new e farteli da solo? Questo succede perché statement, così come lo era già connection, non è una classe ma un'interfaccia. E quindi non posso crearmi e fare new di un'interfaccia. E perché è una classe non è un'interfaccia? Perché un'interfaccia non è una classe? Ma perché la classe specifica di statement sarà dipendente dal database. L'implementazione di statement di MySQL sarà diversa dall'implementazione di statement di Oracle. Per forza, perché devono fare cose diverse parlando con database diversi. Allora, in realtà, questo create statement di MySQL mi crea un oggetto che non so se chiamerà com.mysql.jdbc.statement o qualcosa del genere, appunto MySQL statement, non lo so perché non lo vedo mai io quel nome, che è un oggetto, io dico privato, ma perché non mi interessa, perché non lo vedo, che implementa l'interfaccia statement. Io non potrei mai sapere quale oggetto creare e cosa deve ricevere come costruttore. Ma la classe connection, che fa parte della stessa libreria, sì. Allora io sto delegando la creazione di un oggetto a chi lo sa, a chi sa come deve essere creato. E restituisce un oggetto concreto specifico che aderisce a un'interfaccia pubblica, nota. Questo pattern mi torna comodo tutte le volte che voglio avere un'interfaccia unica e tante implementazioni diverse. L'esercizio di laboratorio dell'altra volta, in piccolo faceva quello. Io avevo un'interfaccia unica che era una lista di stringhe. Poi dentro, di fatto, creavo un array list o una linked list a seconda delle necessità. Quindi creavo oggetti concreti diversi,
ma dentro una classe di modello con dei metodi di factory che creavano l'oggetto, e poi però restituivano semplicemente un oggetto di tipo più astratto. List non a caso è un'interfaccia, non è una classe. Quindi questo si trova parecchio. Tutte le volte è il primo grado, il primo passo per dare generalità alle soluzioni. Se voglio un oggetto, ma questo può essere personalizzabile in qualche modo, allora innanzitutto separerò la classe dall'interfaccia, quindi definisco cosa deve fare un'interfaccia e poi la implemento con una classe. E se voglio che questa classe di implementazione possano essere diverse, avrò bisogno di un modo per creare queste classi. Non facendolo fare direttamente all'applicazione, perché che ne sa l'applicazione cosa deve creare. Allora usa una classe intermedia che è un factory di, un costruttore di. Quindi cominciamo a riconoscere questi metodi, questi pattern di programmazione, anche perché poi magari avremo bisogno di usarli. Così ci chiediamo perché non si fa mai new. Ok, allora abbiamo creato uno statement, chiuso la parentesi, abbiamo creato uno statement, ci siamo fatti creare dalla connection uno statement, e a questo punto siamo pronti per mettere dentro lo statement una query specifica scritta nel SQL e poi mandarla al server. Io vi racconto questo, poi subito dopo vi racconto che non usiamo la classe statement, una classe un pochino più complicata che si chiama prepared statement per ragioni di sicurezza. Ma concettualmente sono la stessa cosa, partiamo chiaramente con il discorso più semplice e poi lo complichiamo. Allora, ho creato uno statement che è una navetta che va avanti e indietro lungo il tubo. Quindi abbiamo detto, abbiamo la connection, collega una pipe, un tubo che collega l'applicazione al database. A me vengono in mente, non so se l'avete ancora visto, in alcuni supermercati ci sono i sistemi di posta pneumatica, no? Non l'avete visto? I supermercati ci sono ancora. Nella cassa c'è un tubo che sale quando devono cambiare le monete, le banconote o quando hanno troppi soldi in cassa, li mettono dentro un bussolotto, questo bussolotto lo infilano in questo tubo, c'è un pulsante e via. Pressione di fatto, questa primaria aria compressa, questa qua viene mandato in cassaforte. E quindi ci sono questi bussolotti che viaggiano lungo i tubi. A me JDBC fa venire in mente quell'analogia. In cui ho creato la pipe, lo statement è il bussolotto, e dentro il bussolotto ci metto la query. E poi lo spedisco. Lo spedisco col metodo execute query che riceve come parametro la stringa SQL da eseguire. Stringa SQL che può essere qualunque. In realtà di metodi execute ce ne sono diversi, il metodo che si chiama execute query è pensato per eseguire stringhe che iniziano con select. Vedete che SQL si può fare select, insert, update, delete, i vari metodi, no? Dell'SQL. Se voglio fare una select, che è il caso più frequente, quello in cui vado a interrogare il database, uso execute query. Esegue la query data da questa interrogazione che rappresenta sotto forma di stringa e questo execute query restituisce un oggetto di tipo result set. Di nuovo un altro oggetto che mi ha costruito lei, di tipo java.sql.resultset. Result set è ciò che ho di ritorno, cioè io mando l'interrogazione e mi ritorno il result set. Un result set è il risultato dell'interrogazione. Allora, vediamo un attimo, siamo qui, l'applicazione a questo punto aveva la connection e ha chiesto get statement. Quindi ha un oggetto di tipo statement. E allora l'applicazione passa allo statement una query. Lo statement restituisce un result set e lo restituisce, crea un result set e lo passa all'applicazione, che a questo punto lo può usare. E può usare l'oggetto result set per ottenere i risultati che gli servono. L'esempio è questo. Supponiamo di avere una query di questo tipo qui, ad esempio, scegli la colonna 1, colonna 3 della tabella, qualche tabella. A un certo punto abbiamo costruito lo statement prima, facendocelo dare dalla connection, connection.createStatement. Su questo oggetto statement chiediamo execute query di questa query qua, questa stringa.
Se tutto va bene, perché di nuovo qua gli errori, le eccezioni possono essere a valanga, perché può essere sbagliata la sintassi, può essere sbagliato il nome delle colonne, può essere caduta la connessione nel frattempo, tutto quello che volete può andare storto, ma se nulla per caso va storto, questa query viene eseguita e se l'SQL non è un'opinione, il risultato di questa query è una tabella che ha tre colonne e un numero di righe variabile tra 0 e 50 miliardi. Non sappiamo. Dalla struttura di questa query so che avrà tre colonne, che si chiamano col 1, col 2, col 3. Quante righe avrà? Non lo so, magari 0. Magari invece miliardi. Questa tabella viene in qualche modo incapsulata dentro il result set. Questo è ciò che fa execute query, se voglio fare una select, quindi estrarre dei dati. Per gli altri verbi SQL, quindi per insert, update e delete, invece c'è un metodo che si chiama execute update. Cioè l'execute query interroga senza mai modificare. Execute update modifica il contenuto del database. E modificare può voler dire aggiungere, cancellare o modificare, o aggiornare qualcosa che esiste, quindi insert, delete, update. Vedete la differenza? Perché la differenza? Ma la differenza principalmente nel dato ritornato. L'execute query restituisce un result set, cioè la tabella dei risultati, mentre l'execute update restituisce solo un int. Perché visto che non interroga dei dati, ma li modifica, non deve ritornare un result set. Non ha nessun risultato da ritornare. Restituisce un numero intero che è il numero di record modificati, il numero di righe modificate. Quindi se io faccio un insert di un elemento, mi aspetto che ritorni 1, l'execute update. Per dire, ho aggiunto una riga. Se invece faccio un update che può avere un where generico, magari aggiorna 20 record insieme, allora mi istituisce 20, mi dice quanti record ha modificato. 0 se non modifica nessuno. Poi in realtà sono entrambi casi particolari di una più generica execute che serve per eseguire qualunque tipo di statement SQL, che noi non useremo praticamente mai. Oh, io sto limitando tutto l'SQL a 4 comandi. Ok, insert, update, delete e select. Dove delete lo useremo il meno possibile. Tutto il resto di SQL, create table, alter table, create database, insomma, non ci interessa nel 99% dei casi. Un'applicazione lavora su un database che è già fatto. Il database è già fatto, le tabelle sono già fatte, le righe delle tabelle sono già definite, i tipi di dati sono già definiti, i trigger, le chiavi esterne, sono già tutti definiti. La parte dell'SQL, ricordate benissimo, che l'SQL si divide in DDL e in DML. Data Definition Language, che è una parte di istruzione per definire lo schema dei dati, e Data Manipulation Language. Okay? A noi interessa solo il Data Manipulation Language. A schema definito modifichiamo i dati, o li leggiamo, o li scriviamo, eccetera. E come li definiamo invece i dati? Beh, li definiamo con i programmini interattivi, no? Graficamente, interattivamente, e poi avremo un database e l'applicazione da portare. Quindi dall'applicazione Java non useremo mai nessun metodo del DDL, non ha quasi senso. A meno che il vostro programma Java non sia fatto per gestire database. Ok. Allora, supponiamo di aver fatto un'interrogazione, di voler sapere qualcosa. E quindi ci viene restituito un result set. Allora, concettualmente il result set è la tabella dei risultati. Ma visto che una tabella dei risultati può avere potenzialmente 10 miliardi di righe, sarebbe abbastanza inefficiente che il metodo execute query mi ritornasse indietro 8 terabyte di roba. No? Tutti insieme, tutti di botto, mi strozza immediatamente la connessione di rete tra me e il database e mi fa esplodere la memoria del mio programma Java, no? Allora chi ha pensato all'interfaccia di DBC ha detto sì, io ti do tutti i dati, ma te li do un po' per volta, anzi uno per volta, per non farti scoppiare né la connessione dati né la memoria. Poi magari di nascosto, anziché uno per volta, ne legge mille per volta perché così è più efficiente, ma noi non lo vediamo.
Quindi il result set di fatto non mi dà la tabella dei risultati, ma mi dà una finestra sulla tabella dei risultati. Quello che si chiama un cursore sulla tabella dei risultati. Quindi immaginate di avere una tabella con tante righe con risultati. Questa tabella è tutta oscurata, non la vedete, sapete che c'è ma non la vedete, tranne una riga. Una riga trasparente, la potete vedere. E quindi potete leggere in ogni momento solamente i dati che stanno su una sola riga della tabella. Poi, questa riga la potete spostare avanti e indietro. Quindi posizionare il cursore su altre righe successive o su altre righe precedenti. Ma in ogni istante di tempo voi vedete una riga sola. Quindi avremo due serie di metodi. Una per spostare il cursore avanti e indietro, e l'altra per andare a leggere i campi corrispondenti ai valori della riga corrente, della riga su cui attualmente è posizionato il cursore. Sul result set posso fare queste due cose. L'oggetto result set, che è appunto, mi implementa una finestra su una tabella virtualmente illimitata o molto grande, posso fare questi due tipi di operazioni. Allora, il metodo più semplice è il metodo next, che prende il cursore e lo sposta sulla riga successiva. Se era sulla 1, ma sulla 2. Se era sulla 2, ma sulla 3. Se era sulla 3, ma sulla 4, e così via. Fin tanto che ci sono righe. E gli altri metodi sono metodi che mi permettono di ottenere i valori delle colonne per la riga correntemente, attualmente selezionata dal cursore. E sono tutti i metodi che si chiamano get, specializzati sul tipo di dati che voglio leggere. Quindi se sulla terza colonna c'è un intero, userò getInt per farvi restituire quel valore come intero. Se sulla quinta colonna c'è una stringa, userò getString. Se sull'ottava colonna c'è una data, userò getDate. E così via. Qui poi avremo il problema dei tipi di dato Java in cui memorizzare i valori e i tipi di dato SQL con cui questi dati sono rappresentati nel database. Vero? C'è un po' di mismatch, no? Sempre qualche cosa che stride. Ma questa conversione di tipo viene fatta proprio da questi metodi get. Quindi di fatto, vedetela così, ho una tabella, il cursore parte, qui l'ha chiamato dalla riga 0, cioè una riga che non esiste, il result set è questa tabella in generale, e poi man mano sposto il cursore sulla riga 1, leggo i dati della riga 1. Poi lo sposto sulla riga 2, leggo i dati della riga 2, e così via. E leggere i dati, appunto, si fa con i metodi get, specificando il tipo XXX è il tipo di dato, che mi interessa, e questi metodi sono entrambi overloaded in due modi diversi. Ciascuno di questi metodi li posso passare l'indice di colonna, quindi la terza colonna, o il nome della colonna. Quindi in questo caso si chiamavano col 1, col 2, col 3, l'indice è l'indice colonna 1, colonna 2, si chiama 1, 2, 3, questi indici, oppure posso passare direttamente la stringa col 1. Username, password, cioè il nome della colonna che mi arriva dal database. A livello di consiglio conviene sempre usare la stringa, perché così il nome della colonna è univoco. Se poi qualcuno mi modificasse la query per cui si invertono le colonne o cambia l'ordine con cui vengono presentate le colonne, se vado per numero di colonna sto andando a pescare le cose sbagliate. Quello che prima era una colonna poi è nella quarta, se ho usato il nome la vado a trovare, se uso 4 leggerò ciò che si trova nella quarta colonna che è magari diverso da prima. Questo soprattutto se facciamo un query tipo select asterisco. Asterisco mi dà tutti i campi della colonna, ma l'ordine è l'ordine in quello in cui lo dichiarate. Ma se uno poi aggiunge un campo alla tabella, e allora vuol dire che lo aggiunge in una certa posizione e gli altri si spostano in giù di uno. Quindi accedere per ordine, per numero di colonna, è poco robusto rispetto alle evoluzioni della base dati. Visto che noi ci mettiamo sempre come obiettivo quello che se qualche pezzo della nostra applicazione viene modificato, viene aggiornato, gli altri pezzi possibilmente non devono cambiare, allora è meglio andare per nome di colonna piuttosto che per ordine della colonna. Bisogna scrivere qualche carattere in più, ma alla fine lo fai una volta sola e non ci pensi più. Allora, questo per accedere ai campi.
Per spostare il cursore, dicevo, il metodo più utilizzato, e poi sempre si usa solo questo, è il metodo next. Cioè da una riga mi passa alla riga successiva. Banale da capire, l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è la posizione iniziale del cursore qual è. Allora, la specifica di JDBC ci dice che un result set viene inizializzato con il cursore inizialmente posizionato, c'è scritto qua, prima della prima riga. Chi dice, ma scusa, mi hai bevuto? Perché non sulla prima riga, ma prima della prima riga? Innanzitutto, cosa vuol dire prima della prima riga? Immaginiamoci questa tabella, il cursore non è sulla prima riga, ma è nello spazio vuoto che la precede, nel nulla. Quindi inizialmente la finestra è una finestra sul nulla. Nulla nel senso che se provate a far get, che si dice nulla. Quindi per poter leggere dei dati, per poter leggere la prima riga dei dati, dovrò fare next e poi leggo. Quindi devo fare un primo next a vuoto. Voi mi dite, ma perché erano masochisti che hanno fatto così? No, perché non potevano dire che il cursore inizialmente è posizionato sulla prima riga, per il semplice fatto che io non so se c'è una prima riga. Perché magari la select mi restituisce zero righe. Allora, se ho zero righe, come faccio a dire che il cursore è sulla riga 1? Che non c'è la riga 1? E allora, per dare una definizione, un modo generale di affrontare le cose, hanno detto, vabbè, noi ci mettiamo prima dell'eventuale prima riga. Faccio un exit. Se c'è, mi trovo sulla prima riga. Se non c'è, allora mi troverò di nuovo nel nulla. Ma la posizione iniziale è sempre quella. Quindi, result set, inizialmente il cursore è posizionato fuori dalla tabella, chiamo next e mi dà la prima riga. Get mi dà i campi di quella riga, next, seconda riga. Get mi dà i campi della seconda riga. Poi, sempre per gestire il cursore, ho altri metodi, più semplici. Ad esempio, ho dei metodi che interrogano la posizione attuale del cursore. Sei sulla prima riga? Sei prima della prima riga? Sei sull'ultima riga? Sei dopo l'ultima riga? Perché così come c'è la riga prima della prima, ci sarà anche quella dopo l'ultima, che sono righe vuote. Per cui quando il next oltrepassa l'ultima riga, if after last diventa vero e mi dice che praticamente ho finito di leggere tutti i dati. Ho già letto l'ultima riga, sono ancora andato avanti e mi sono accorto che non c'è più. E così come ci sono i metodi di movimento oltre al next, vai alla prima riga, vai all'ultima riga, vai prima della prima, vai dopo l'ultima, vai alla riga 27, spostati di 7 righe in avanti o indietro, torna indietro di una riga. Con casi particolari, di solito lo scorriamo dall'alto verso il basso. Notate la differenza tra before first e first. Una è void, l'altra è boolean. La differenza è che posizionare il cursore prima della prima riga si può sempre fare. Posizionare il cursore sulla prima riga si può fare o no a seconda che ci sia o no una prima riga. E quindi ti torna un boolean true false che dice ci sono riuscito o non ci sono riuscito. Perché c'è sempre il caso del result set con zero righe che mi complica sempre la vita, mi fa sempre inciampare, però lo devo gestire. Quindi in pratica cosa faccio? Vabbè, ricordiamo connection, poi dalla connessione create statement, dallo statement execute query, mi dà il result set e finalmente il result set lo vado a srotolare normalmente in un ciclo. E la forma compatta di solito è questa, while resultset.next elabora i dati. Elaborare i dati significa fare resultset.getString, getInt, getDate delle varie colonne. Qui per brevità, perché non pensavo, ma sono 2-3, ma se no bisognerebbe mettere i nomi delle colonne. Allora, ricordiamoci come funziona il while. Il while valuta la condizione prima di eseguire il corpo. Quindi quando arrivo qui, il resultset è posizionato, il cursore è posizionato prima della prima riga. Poi chiamo il metodo next, lo chiamo prima di leggere i dati. Bene, giusto, perché così mi posiziono sulla prima riga. Quindi
Di fatto nel valutare questa condizione ho chiamato next una volta e il cursore è andato dalla riga prima della prima alla vera riga prima. Alla vera prima riga. Quando sono sulla vera prima riga faccio get per estrarre il valore della prima riga. Chiusa graffa, torno su, richiamo next, imposto sulla seconda riga e vado avanti così. Il metodo next restituisce true fin tanto che ci sono righe. Restituisce false quando la riga successiva non c'è più. E quindi, quando sono sull'ultima riga, quando ho finito di leggere l'ultima riga, tornerò sopra, chiamerò il metodo next, ma ero già sull'ultima riga, il cursore si sposterà sulla riga dopo l'ultima e restituisce false il metodo next. Il metodo next restituisce false, quindi esco dal ciclo while. Quindi queste stranezze sulla riga prima della prima, eccetera, alla fine sono un vantaggio nostro perché con un ciclo semplice così riusciamo esattamente a scandire le righe senza preoccuparci, senza gestire come caso particolare nella prima e nell'ultima. Viene fatto tutto da come funziona il next. Nel caso in cui il result set avesse veramente zero risultati, semplicemente il cursore passa dalla riga prima della prima alla riga dopo l'ultima, perché il metodo non ci merda. E quindi next, la prima volta che lo chiamo, è già falso, restituisce già un valore falso, quindi in questo while non ci entro manco una volta. Tutto funziona. Ci vuole un po' per convincerci che funzioni, ma funziona. E quindi ho usato, in questo caso ho usato i risultati in modo banale, cioè le stampate sulla console. Però li posso usare nella mia applicazione, fare caricare dentro una lista, mostrarli sull'interfaccia utente, quello che preferiamo. Questa slide e quella successiva, ma mettiamo questa perché è leggibile, l'altra invece più piccola, ci dice il lavoro che viene fatto dai metodi get. E dice, guarda, tu hai dei tipi di dato con cui hai costruito le colonne del tuo database. Varchar, no? Ricorderete che c'era il tipo che si chiamava varchar, ci sono degli integer, ci sono dei double, ci sono del date, time, eccetera. Questi sono i tipi, a sinistra, SQL, anzi, i tipi MySQL, che sono uguali a quelli delle SQL, più ce n'è qualcuno un po' diverso. Questi tipi possono essere convertiti nei seguenti tipi Java. Quindi se ho un char o un varchar lo posso convertire in string. Se ho un double lo posso convertire in double, ma anche in string, ma anche in integer. E ovviamente se lo converto in integer perderò la parte frazionaria, eccetera. Però queste sono le conversioni lecite che il driver MySQL ci permette di fare. Se tentiamo di fare una conversione che non è prevista da questa tabella, in regalo avremo un'eccezione da parte del driver quando chiamiamo il metodo get. Però il nostro interesse è ovviamente mappare i tipi il meglio possibile. Vedete, string va bene sempre per tutte le stagioni, qualunque dato si può leggere come string. È vero che se tu leggi una data come string poi sono tutti fatti tuoi convertirla a capire cosa c'è scritto dentro. Se invece la prendi come oggetto date ce l'hai già più poco. Sulle date faremo poi dei discorsi a parte giorno che ci portiamo i fazzoletti per piangere insieme, perché sono complicate di per sé. In più l'oggetto date che viene restituito, non illudetevi, non è java.util.date, è java.sql.date, è diverso, è un'altra cosa, quindi bisogna poi a sua volta convertirlo per poter usare le funzioni di calendario, ma piangiamo poi insieme, dai. Vabbè, questa è una tabella più ampia ma meno leggibile, che di fatto di nuovo è una tabella di corrispondenza tra i tipi SQL e i tipi Java, e i metodi get che possiamo chiamare. Vabbè, abbiamo finito, nel senso che a questo punto abbiamo eseguito un'interrogazione e abbiamo consumato il risultato. Quella tabella lì, result set, allora ricordiamoci che il result set non mi manda l'intera tabella, ma me ne manda una riga per volta. Ma l'intera tabella rimane comunque sempre memorizzata, l'intera tabella dei risultati, rimane memorizzata dentro il database.
Perché il database ha una connessione aperta su cui c'è uno statement attivo, cioè c'è un result set che punta a quel risultato, e quindi il database deve tenere traccia della tabella in modo da potermi dare le righe che mi servono andando avanti e indietro col cursore. Quando io applicazione non ho più bisogno di interrogare quel result set, è buona norma chiamare il metodo close. Per dire database, guarda caro database, tu ti hai fatto tanta fatica, ti sei fatto tutte le tue join, le tue select per tirare fuori questi dati, io ne ho letto la parte che mi serviva, non mi serve più. Quindi tutte le strutture dati, gli indici, eccetera, che hai usato per fare questa query, libera pure la memoria. Ok? Non mi serve più e quindi per gentilezza ti dico che non mi serve più e puoi liberarla. Sulla stessa connessione, invece posso lanciare, creare altri statement e ciascuno statement avrà il suo result set associato. Quindi io ho aperto la connessione, alla connessione posso chiedere di creare tanti statement, per ciascuno di questi statement eseguo una query e questa query avrà il suo result set associato. Posso creare quanti voglio, devo ricordarmi solo di chiudere il result set, perché altrimenti il database non lo sa. E ogni volta che creo un nuovo statement lui pensa che mi serva ancora, quindi accumula, diciamo così, in memoria tutti i risultati di tutte le query che gli ho mandato. E prima o poi si lamenta, si rallenta e poi darà errore perché non c'è finito la memoria. Quindi, quando ho finito di usare un result set, qui tipicamente, dove lo metto questo close? Dopo questo ciclo while. Ho letto tutto, ho fatto tutto ciò che dovevo fare, libero result set. Ma la connessione rimane aperta. Quando poi non avrò più bisogno neppure della connessione, posso chiamare il metodo close sull'oggetto connection. Connection.close e non siamo più parenti. E l'applicazione e il database si scollegano e si dimenticano l'uno dell'altro. Ovviamente quando ho chiuso la connessione non potrò più creare più nessuno statement, fare più nessuna query, eccetera, a meno di non riaprire nuovamente la connessione del. Ok? Questi sono i passi. L'abbiamo fatta lunga per cercare di capire i vari passaggi. Alla fine però a livello di codice effettivamente è abbastanza stringato, no? Si parla di 5-6 istruzioni più tutta la gestione delle eccezioni che c'è intorno, che quella lì è pesante, antipatica, ma è doverosa. Allora, partiamo da qui, dopo l'intervallo, per fare un esempio in cui interroghiamo, vediamo di tirare su un database, importarlo, vediamo l'aspetto pratico di tutti questi passaggi. Ci prendiamo un quarto d'ora?